Le rivelazioni di Carmen Di Pietro su Diego Armando Maradona continuano. Gossip: Carmen Di Pietro confessa, Maradona voleva un figlio da ne, di Federica Petrucci, pubblicato su 1 dicembre 2017. I comportamenti più curiosi dei VIP, G00/1 e 2. Carmen Di Pietro e Maradona. Le rivelazioni di Carmen Di Pietro su Diego Armando Maradona continuano. Da diverse settimane ormai è stata confermata da Carmen Di Pietro la relazione tra lei e Diego Armando Maradona, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Dopo l'esperienza nella casa, è tornata a far parlare di sé. Adesso tutti gli occhi sembrano essere puntati sulla sua vita sentimentale, presente e passata. Dopo aver affrontato nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso i problemi avuti con il suo ex marito, Carmen torna indietro nel tempo. Ad essere al centro dell'attenzione adesso è la relazione avuta dalla stessa con Maradona. Molto giovane lei e già famoso lui, quando i due si incontrano scoppiò subito la passione. Carmen Di Pietro rivela, Diego voleva un figlio. Carmen ammette di essere stata molto innamorata di Diego. La sua relazione con Maradona infatti durò un anno e mezzo prima di finire. A chiudere i rapporti con il calciatore fu proprio la Di Pietro, anche se, come dichiara la stessa a Novella 2000, lui avrebbe voluto un figlio da lei. Io ero innamorata pazza, dice, ma non abbastanza per fare una follia. A quei tempi, come spiega Carmen nell'intervista, la sua carriera non era ancora decollata. Non avevo una lira, dormivo sui treni, racconta la stessa, e i figli si mettono al mondo se possiamo dargli tutto. Gli scheletri nell'armadio di Diego Armando Maradona. Carmen sapeva, quando a Carmen le viene chiesto se ai tempi lei fosse a conoscenza dei problemi di Diego, la soubrette preferisce non approfondire l'argomento. Negli anni d'amore tra la Di Pietro e Maradona, inoltre, il calciatore era sposato, ma, nonostante ciò, lei stessa ammette di non essersi fatta troppe domande. Era una ragazza giovane e innamorata e, a volte, le bastava stare con lui anche solo poche ore senza pretendere di voler sapere altro. A presentarli è stato proprio Cristiano Malgioglio, da sempre molto vicino alla stessa e accanto a lei fin dagli esordi. Le rivelazioni di Carmen Di Pietro su Diego Armando Maradona continuano. Gossip: Carmen Di Pietro confessa, Maradona voleva un figlio da ne, di Federica Petrucci, pubblicato su 1 dicembre 2017. I comportamenti più curiosi dei VIP, 00/1 e 2. Carmen Di Pietro e Maradona. Le rivelazioni di Carmen Di Pietro su Diego Armando Maradona continuano. Da diverse settimane ormai è stata confermata da Carmen Di Pietro la relazione tra lei e Diego Armando Maradona, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Dopo l'esperienza nella casa, è tornata a far parlare di sé. Adesso tutti gli occhi sembrano essere puntati sulla sua vita sentimentale, presente e passata. Dopo aver affrontato nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso i problemi avuti con il suo ex marito, Carmen torna indietro nel tempo. Ad essere al centro dell'attenzione adesso è la relazione avuta dalla stessa con Maradona. Molto giovane lei e già famoso lui, quando i due si incontrano scoppiò subito la passione. Carmen Di Pietro rivela, Diego voleva un figlio. Carmen ammette di essere stata molto innamorata di Diego. La sua relazione con Maradona infatti durò un anno e mezzo prima di finire. A chiudere i rapporti con il calciatore fu proprio la Di Pietro, anche se, come dichiara la stessa a Novella 2000, lui avrebbe voluto un figlio da lei. Io ero innamorata pazza, dice, ma non abbastanza per fare una follia. A quei tempi, come spiega Carmen nell'intervista, la sua carriera non era ancora decollata. Non avevo una lira, dormivo sui treni, racconta la stessa, e i figli si mettono al mondo se possiamo dargli tutto. Gli scheletri nell'armadio di Diego Armando Maradona. Carmen sapeva,
quando a Carmela viene chiesto se ai tempi lei fosse a conoscenza dei problemi di Diego, la soubrette preferisce non approfondire l'argomento. Negli anni d'amore tra la Di Pietro e Maradona, inoltre, il calciatore era sposato ma, nonostante ciò, lei stessa ammette di non essersi fatta troppe domande. Era una ragazza giovane e innamorata e, a volte, le bastava stare con lui anche solo poche ore senza pretendere di voler sapere altro. A presentarli è stato proprio Cristiano Malgioglio, da sempre molto vicino alla stessa e accanto a lei fin dagli esordi.